Eccoci, entriamo nel vivo della casa. Con questo video vi posso spiegare proprio come prendere possesso. Allora, le luci sono qui, ok? Avete le luci della casa, le luci esterne e sopra il pannello elettrico che nella sua posizione ottimale è tutto quanto in alto. Lo troverete così. Ci sono scritte riscaldamento. E la televisione, le varie leggende. Ok, questa è la cucina. Qui abbiamo il primo bagnetto. È giusto per lavarsi le mani e per poter, diciamo, sbrigare un bisogno fisiologico al volo. Poi un'altra cosa importante. Forno a microonde a disposizione con le padelle e dei recipienti se ne avete bisogno. Nel frigo troverete l'acqua, un po' di latte, qualche cosa di essenziale. Le lavatrici e asciugatrici ve le spiego nel caso ne avete bisogno. Poi abbiamo il pannello della cucina che si accende semplicemente con questo start. Si seleziona la piastra, diciamo, inerente, quindi questa in basso, per esempio. Si mette 8 e vi potete fare il caffè. Poi per annullare tutto è così, di nuovo stop. E qui trovate le posizioni, in basso è questa, in alto è questa, a sinistra in basso è questa e a sinistra in alto è questa qui. Scolapiatti. Ogni tipo di piatto, forchetta, bicchiere possiate avere bisogno. E lenzuola, piatti ancora. Andiamo su. La scala. Pardon se vi volete igienizzare le mani, ovviamente. E qui trovate anche, scusate, il telecomando. Dovete solo spingere on qui e si accende. E dovrebbe andare bene anche questo tipo di grado, 25 gradi, heat. Vi faccio vedere com'è posizionato con il sole, così sapete che è calorifero. Ed estate ovviamente avete l'altra qualifica che è quella di freddo. Cool. Ora lo spengo. Ok, andiamo su. E troviamo il primo piano con televisione, questa bella immagine, il divano letto, è un semplicissimo clic-clac, si sposta leggermente in avanti, si tira così, diciamo, si tira un po' indietro, fa il click, aspettate, che vi dico con precisione. Anche da quest'altra parte. Il famoso click e diventa un divano letto e lo troverete con le lenzuola, le metteremo in uno di questi cesti, così avete le lenzuola a disposizione. È un divano letto matrimoniale, abbastanza comodo, potrebbe essere più che altro una piazza e mezza, ma abbastanza confortevole. In più ci sono appunto la televisione Smart TV, il riscaldamento sempre qui con la sua tastierina e questi due lettini click clack nel caso doveste avere bisogno. Bagno con la doccia e l'acqua calda è sempre accesa, ma la troverete così accesa. Nel caso dovesse succedere qualcosa, è qui l'interruttore dell'acqua calda. Qui c'è un primo armadio con le stampelle, la luce. Allora, molto importante è vedere che qui abbiamo un interruttore nascosto della luce che accende le luci di sopra, così se non volete andare al buio di sopra avete
accanto alla A di abbracci avete questo interruttore che illumina la stanza di sopra e anche questa. Andiamo avanti con il tour. Andiamo in camera da letto. Eccola qui. E qui abbiamo un piccolo frigo bar, il forno a microonde classico, un lavandino e anche qui abbiamo un piccolo bagnetto di servizio per la notte per non dover fare le scale. Televisore Smart TV. La vista. E anche una sorpresa, c'è la camera del bambino nel caso doveste venire con i vostri piccoli. Abbiamo la stanzetta ricavata qui con la camera del bimbo, molto confortevole. Eccoci qui, abbiamo finito e il riscaldamento, sì, forse questo bisognerebbe darle una informazione, telecomando per riscaldamento e Smart TV. Grazie, speriamo di aver risposto un po' alle vostre curiosità. Per qualsiasi altra informazione ci contattate.